Siamo sul bus privato che dall'aeroporto ci porterà alla scoperta di Guizhou, una regione della Cina meridionale famosa per il suo paesaggio naturalistico. Tra le zone più rurali e povere del paese, ospita importanti minoranze etniche, come il popolo Miao e Dong. Guizhou è l'entroterra cinese che tutti hanno sempre immaginato dai film e dai miti orientali. Una piccola parte di mondo ancora sconosciuta al turismo di massa e per questo difficile ed affascinante da visitare. Benvenuti in Cina. Buonasera a tutti, qua sono 7 ore in più, quindi qua è già sera. E non si è capito bene, probabilmente abbiamo sbagliato strada, non si sa dove siamo, ma alla fine non siamo andati a vedere le cascate, il tramonto alle 6 e quindi si va a mangiare. Il cibo è sicuramente una delle cose che rimane più in mente. Dopo un piccolo bicchiere di Mao Tai, alcolico originario di questa regione, si mangia tutti intorno ad un tavolo rotante, insieme ai compagni di questa avventura. Arriviamo all'hotel, che ormai è già buio, e con una navetta aperta, altro must del viaggio in Cina, ci accompagnano alle stanze del nostro hotel. Domani inizia finalmente questa avventura in Guizhou. Finalmente arrivati all'albergo. Buongiorno a tutti ragazzi, primo risveglio in Cina. Ieri è stata una giornata praticamente di solo viaggio, poi non sono riuscito ad arrivare alle cascate perché si è capito se la notizia è sbagliata strada, c'era traffico. Colazione e poi iniziamo il primo vero giorno in Cina. Non so se una colazione a base di riso alla cantonese ed altre pietanze tipiche cinesi sia proprio adatto alle 8 del mattino, ma la Cina è completamente diversa. Abbiamo dormito in un hotel grande come una città, con le camere sparse tra i tanti palazzi della struttura tutto intorno. Lasciamo questo super mega gigante albergo e andiamo finalmente a vedere le cascate. Sono un po' carico, come vedete, sopravvissuto. Non è la prima volta che visito la Cina. Ero già stato a Beijing, Macao e ad Hong Kong, ma questa parte del paese mi è completamente sconosciuta. Muoversi è più complesso di quanto sembri, ed ogni chilometro che percorriamo ha un fascino genuino ed intonso, lontanissimo dalle ricche città costiere cinesi. Per accedere a tutte le attrazioni bisogna pagare un biglietto, sempre. La nostra guida si chiama Alice. Jing Danzi. That means because Alice, per capirci. Ed in Cina funziona che le persone si scelgono un nome occidentale a piacere, così da poter interagire meglio con gli stranieri. Tutto qui è diverso. Oggi andremo finalmente a visitare le cascate più alte dell'intero paese, mentre Alice dispensa i migliori consigli ed informazioni per capire al meglio il posto in cui ci troviamo. Per poterci arrivare si può fare un sentiero tra i boschi o prendere una lunghissima scala mobile. Tutto normale fino a qui, no? Come per le cascate di Guizhou in Brasile, percorriamo un sentiero perfettamente tenuto e pulito fino ad arrivare ai piedi della cascata. La cascata è imponente e bellissima. E per la prima volta il nostro gruppo si relaziona con la popolazione locale e i turisti cinesi in visita alla cascata. Devo dirvi che non posso immaginare questo luogo senza i sorridenti personaggi che troviamo in giro. E per la prima volta, prima di altre centinaia, ci vengono chiesti selfie e fotografie. Tutto è surreale, quasi magico. Ad ogni uscita di attrazione, invece, ci sono mercatini di prodotti locali o souvenir turistici, ma non per turisti stranieri. Sono negozi di cinesi per turisti cinesi.
Muoversi in Cina non è mai facile e causa mancanza di un'autorizzazione per accedere ad una strada, decidiamo di ottimizzare i tempi fermandoci a pranzare in questo ristorante che Borghese definirebbe caratteristico, ma la cucina un po' sporca. La Cina è un'avventura da tutti i punti di vista. Ci siamo seduti in questo ristorante per recuperare tempo perché non ci hanno permesso di passare col pullman una strada, non avevamo il permesso. Ci hanno autorizzato il permesso e quindi dobbiamo correre a prendere il pullman e dovremo prendere il cibo da asporto. Cioè l'ordine l'abbiamo trasformato in un asporto, solo che è un casino perché non sono organizzati per darci la roba takeaway. E vediamo che succede. Con la tipica concretezza italiana, creiamo un perfetto menù da asporto e si riparte. Attraverso il verde infinito di Guizhou, con dolce da autogrill annesso. La voglia di vedere e capire questo paese è immensa ed irresistibile. Stanchi di tante ore di pullman, abbiamo chiesto all'autista di lasciarci in giro. Siamo qua in questa città per vedere un po' la vita cinese normale, meno attrazioni turistiche. Let's go! All'interno di un centro commerciale, casualmente, assisto ad un ballo di fine lavoro che i dipendenti fanno fuori dal ristorante in cui lavorano. Seguito da un inno che potrebbe essere il canto aziendale o lo stesso inno cinese. Quanto adoro questo paese. Si riparte e ormai al buio arriviamo alla meta successiva, il Wonfeng Castle. In realtà saremmo dovuti arrivare al tramonto e fare un giro in barca, ma l'autista apparentemente ha sbagliato strada di nuovo. Il castello diventerà un albergo di lusso e per ora non possiamo dormire nel castello perché il castello in realtà non è ancora finito, però si può visitare esternamente ed è molto figo. Questa è la camera dove dormirò stanotte e questo è un gioco misterioso che trovo in ogni angolo. Quasi ora di andare a dormire, l'hotel è bellissimo. In realtà non siamo nel castello, ahimè, perché il castello è ancora in costruzione, però ci accontenteremo. Buonanotte. Black kids call me a cracker, white kids call me a beaner. Ate lunch in school alone cause I didn't fit in with either. They told me that I can't rap, did you forget your ethnicity? But looking back from now they couldn't see what God had planned for me. Let me get it, let me put it down. One time for anybody out there following their dreams. Anybody in the city working two jobs so they can get to big and better. È mattino presto e dopo aver salutato il bellissimo e neoclassico castello, proseguiamo il nostro viaggio nel Guizhou. Buongiorno viaggiatori, nuovo giorno in Cina, il tempo è un po' coperto, un po' umido, un po' nebbioso, ma molto affascinante. Oggi fa anche più caldo. Ci aspetta un'altra giornata intensa, la Cina essendo grandissima facciamo tantissime ore di pullman e di trasporto, però è un paese continente, quindi figuriamoci. Let's go. Dietro quelle nuvole ci sarebbe un mondo intero da scoprire, ma essendo la Cina un continente paese, dobbiamo continuare per forza la nostra avventura. Le ore di bus si sprecano, ma sono felicemente intervallate dagli autogrill, dove potete trovare veramente di tutto. Gli autogrill cinesi sono sicuramente una manna e ho comprato anche uno Snickers. È ancora presto per iniziare a comprendere questo paese, ma è giunto il momento di presentarvi qualche collega compagno di viaggio.
almeno prima che impazziscano del tutto. Io mi sono innamorato con questa canzone. Wow! Sono per tagliare. Alla vostra sinistra, Andrea, detto Surio, travel blogger e youtuber di Scoprire Viaggiando. Non so cos'è, ma è buono. Sulla destra, Gian, detto Disa Gian, blogger di Wanderlust Italia. Emanuele, detto Ema, travel blogger fotografo alias Wreck Your Trip. Buoni, assaggiane, allora, gelatina. Io. Nicola, mangia qua, mangia qua che impari a vivere. E Nicola, videomaker e youtuber. Maciniamo chilometri tra interi quartieri in costruzione persi nella campagna cinese e città quasi fantasma, dove moderno ed antico si fondono in un unico China style. La Cina è un paese veramente denso e complesso di significati e contrasti. E Guizhou è forse l'origine e la storia di questo continente paese, dove si riscopre un mondo che non ruota ancora alla velocità della luce e dove c'è ancora il tempo di poter guardare quello che sta attorno, finché non raggiungiamo la prossima meta. Altra tappa di questo tour in Cina, a Guizhou. Stiamo per andare a visitare le cave, quindi sottoterra. Sono curioso, un'ora e mezza di tour, quindi saranno belle grosse. Trovare guide che nelle attrazioni parlino inglese in Cina è veramente difficile. Ma ad essere sincero, adoro questa distanza fisica ed immaginaria tra questo popolo e il resto del mondo, perché rende ogni passo, ogni azione, una piccola sfida, un'avventura in questa parte del mondo quasi inesplorata dagli occidentali. L'ingresso alle grotte è suggestivo e mi ricorda Algardo Carvao nelle Azzorre, con la differenza che qui il percorso nel sottosuolo è veramente enorme. Got grandpa that was German, got grandpa that's a Mexican, but don't you say that round him, get corrected, we American, family multicolored from the oh! Oh! Grotte bellissime, ma veramente, veramente faticose. Man, that's the type of thing that made me go crazy, how could this be America? I still get misidentified, some think that I speak Arabic. Heard it all before, from cowlhead down to a terrorist. Ragazzi, è stata durissima, ce l'abbiamo fatta, ma mai avrei creduto che fosse così faticosa. Finalmente fuori. Tolto, fa freddissimo. All'uscita delle caverne si apre un mondo verde e nebbioso. Il posto ideale per una bevanda o uno snack caldo. Solito van aperto e si scende in picchiata in direzione dell'autobus. Ci sono 10 gradi adesso. La notte scende, mentre il traffico della capitale Guiyang ci circonda. Stasera abbiamo organizzato una serata speciale. Qualcosa di profondamente e tipicamente asiatico.